Futuro Remoto raddoppia i visitatori rispetto allo scorso anno. Oltre 200.000 hanno partecipato all'edizione in piazza Plebiscito. Ragazzi, turisti e famiglie di fronte alle soluzioni offerte per le sfide tecnologiche, fra sistemi di monitoraggio per l'agricoltura, progetti per i monumenti ed interventi sul tema dell'acqua. Io ammiro molto questa iniziativa in piazza perché si ha la possibilità per tutti, per i ragazzi, ma non solo per i ragazzi, di conoscere, apprendere, valutare, pensare, scegliere anche sul loro futuro, perché molti di questi ragazzi fanno scelte importanti in questo periodo, chi deve andare alle scuole superiori, chi va all'università e quindi anche qui può ricevere un'opportunità, un'indicazione, una conferma di alcune inclinazione. Poi anche la possibilità per far conoscere alla città e ai tantissimi turisti quanta energia culturale, quanta passione civica e quanta creatività economica ci sia nella nostra città. Noi sosteniamo fortemente le iniziative in piazza, la cultura in piazza, l'arte in piazza, la scienza in piazza.